Tre giorni di grande pallavolo internazionale. 12, 13, 14 giugno al Palasele di Eboli. Italia, Brasile, Thailandia e Belgio. In Campania lo spettacolo della Volleyball Nations League. Prevendite su circuito Go2. Info su www.fipacampania.it. Non prendere impegni. Bentrovati Sottorete Campania, Sottorete Campania, Sottorete al Pala Merigioli, quartier generale della FIPAV Campania, anche sede del CoL della Volleyball Nations League, appuntamento 12, 13, 14 giugno ad Eboli, Palasele con Italia, Thailandia, Brasile, Belgio. Intanto vi ricordiamo questa importantissima coordinata che dovrete tenere a mente fino a giugno. Entriamo nel vivo, siamo su Facebook, su YouTube, su Twitter, su Instagram, siamo ovunque e nello specifico siamo stati nel weekend qui proprio al Pala Merigioli, che vedete ancora allestito in parte come era proprio domenica 8 aprile in occasione del Regional Day. Cos'è il Regional Day? Lo ribadiamo per l'ennesima volta, è il momento in cui la Federazione Italiana Pallavolo visiona le migliori e i migliori atleti under. È stato così anche domenica e nello specifico c'erano Luca Pieragnoli, che è il responsabile italiano del progetto Scuola Italia, potremmo dire, e il CT dell'Italia femminile Davide Mazzanti, con loro anche Pasquale De Aniello e Rosario Braia. Vediamo com'è andata questa giornata fondamentale di qualificazione nel primo servizio di Sottorete Campania numero 19. Una lunga giornata, una grande emozione, un momento difficilmente dimenticabile. Sono state 43 le giovanissime pallavoliste provenienti da tutta la Campania protagoniste del Regional Day 2018. 43 future campionesse che hanno avuto il privilegio di allenarsi agli ordini del CT della nazionale femminile Davide Mazzanti e del responsabile del progetto tecnico della FIPAV Luca Pieragnoli. Con loro il referente tecnico nazionale dell'area sud, il campano Pasquale Daniello, e il collaboratore nazionale Rosario Braia. Il vertice che incontra la base, nello specifico la nazionale italiana che visiona e soprattutto interagisce con i migliori prospetti emersi dai processi selettivi territoriali prima e regionali poi. Il Regional Day è iniziato alle ore 10 di domenica 8 aprile ed ha visto divertirsi e sudare in campo un primo gruppo di atlete classe 2004. Un anno al di sotto della soglia anagrafica del Trofeo delle Regioni, per intenderci, un gruppo già consolidato di ragazze che la FIPAV Campania spera di riuscire a lanciare nel breve lungo periodo. Presa confidenza con i metodi del prof Pieragnoli, la prima sessione tecnica è stata caratterizzata da un'ondata anomala di entusiasmo. A prescindere dalle ambizioni e dalle potenzialità, le 23 classe 2004 selezionate dal referente tecnico nonché selezionatore regionale Gaetano Vitale si sono divertite e lavorato sodo, guadagnandosi applausi e complimenti del CT Mazzanti. Nel primo pomeriggio Mazzanti, Pieragnoli, Daniello e Braia si sono riuniti con i selezionatori regionali e territoriali per fare il punto sul momento tecnico campano e per ribadire i concetti metodologici che bisognerà rispettare nell'ambito del più ampio progetto Scuola Italia. Spingere l'atleta verso l'obiettivo senza esasperarne lo sviluppo analitico, lavorare su fisicità e tecnica in maniera armoniosa e soprattutto riuscire a comunicare con efficacia per fare della palestra un ambiente di apprendimento ideale e fruttuoso.
Queste le note toccate da Mazzanti, Pieragnoli e Daniello in riunione e poi trasformate in melodia poco dopo. Nella seconda sessione di lavoro tecnico, lo staff azzurro ha incontrato le ragazze in odor di trofeo delle regioni. Le classe 2003, il fiore all'occhiello del movimento giovanile femminile campano. Tanti esercizi, tantissima predisposizione al sacrificio, entusiasmo e qualche momento di puro divertimento hanno fatto volar via 2 ore piene di lavoro. Poi spazio a misurazioni fisiche e atletiche ed infine la cosa probabilmente più bella ed intensa dell'intera giornata. Una chiacchierata a campo tribuna tra Mazzanti, Pieragnoli e Daniello e i genitori delle giovanissime atlete ammirate all'opera nel corso del Regional Day. Pochi minuti di confronto su temi importanti quali le pressioni, le troppe attenzioni e la competitività che spesso, a volte inconsciamente, mamma e papà trasmettono ai propri figli rendendogli traumatico ogni tipo di approccio a sport, studio e socialità. Il Regional Day 2018 è stato tutto questo, un enorme successo, una grande occasione. E poi, come spesso abbiamo detto negli anni passati, se sono rose fioriranno, se sono campionesse vinceranno. Per Sottorete Campania, Nicola Alfano. Abbiamo visto com'è andato il Regional Day, davvero una giornata intensa per i talenti campani che stanno sbocciando proprio in questi anni. Alle mie spalle c'è anche uno dei grandi protagonisti del Regional Day, perché questo strumento, adesso mi sfugge proprio il nome tecnico, serve, come avete visto anche nel servizio, per misurare le altezze toccate dalle giocatrici, quindi è un momento durante il Regional Day che attira sempre grande attenzione di chi partecipa, soprattutto sugli spalti. Avete visto anche il colloquio avuto tra lo staff azzurro e i genitori, e questa è davvero una particolarità, sfido chiunque a trovare un momento simile negli altri sport italiani, in cui il CT della nazionale italiana, Davide Mazzanti, ha proprio parlato da padre agli altri padri e alle madri di come bisognerebbe approcciare la vita sportiva dei propri figli. È stato veramente un momento eccezionale. Momenti eccezionali ne abbiamo scorti tanti e ne abbiamo ascoltati tanti. Inauguriamo un nuovo tipo di servizio in Sottorete Campania, perché andiamo a catturare i momenti audio più interessanti di questo Regional Day. Abbiamo microfonato sia il CT Mazzanti che il prof Luca Pieragnoli per farvi capire come è differente, o meglio, qual è l'approccio del tecnico della nazionale italiana con i talenti più giovani e anche con le ragazze che spesso arrivano a questi momenti molto emozionate. Quindi scendiamo in campo nello specifico e riascoltiamo i momenti clou del Regional Day 2018. Noi giochiamo più, un po' più rapidi, ok? E teniamo il sinistro e diamo qualità in questo modo. Anche se di là non alza, non c'è il palleggiatore, giochiamo la super, quindi chiunque alza, alza la super, se c'è il libero, ma qualsiasi giocatore che entra alza la super, ok? Ce l'avete un palleggiatore che è il vostro mito? Ti sto dicendo che avere l'idea di un palleggiatore d'alto livello ci insegna molte cosa, molto più di quelle che pensiamo. Cos'ha Giannelli quando palleggia? Come esce la palla? Velocissima. E con cosa la dà la velocità? Con le gambe o con le mani? Date velocità con le mani. Esagerate. Ok, riproviamo due cose. Lei ha fatto una bella palla. Mettici il sinistro, ok? Su quella palla lì, entra bene col sinistro. Rifacciamo ancora la tua palla e appoggi tu. Vai. Coraggio, su, bene, adesso facciamo qualche palla in due, proprio qualche palla, mettiti di qua,
È lo stesso lavoro, eh? Siete un po' preoccupate di far bella figura. E io invece vi sto spronando a fare le cose per come ve le sentite. Voglio che fate quello che hai fatto tu prima. Io non ti ho detto niente, hai saltato quello. Su una palla, se sono timoroso faccio bagger, ma se sono tranquilla con me stessa vado e faccio palleggio, ok? Non siete qui per fare bella figura, siamo qui per vedere cosa sappiamo fare in più rispetto a quello che facciamo di solito, ok? Quindi se capita una cosa strana e fate una cosa eccezionale, ben venga, proprio quello che voglio vedere, ok? Vai, lasciatevi andare. Bella profonda, vai, poi cambiamo. Gran palla, vai, vai, vai! Sì, ma stiamo andando, stiamo andando! Via! Super, super! Le, vai! Via, super, vamos! Ale! Ma anche se la palla mi arriva qua, io mi troverò sempre là, in maniera tale che poi da lì ho tutto. Non cambio la mia posizione, giusto? Poi ci sta anche che la palla ti esca da un'altra parte, però cerchiamo di garantirci quel lavoro lì. Vai, aspetta a girarti, stai neutra, vai, brava, stai neutra fino all'ultimo, bene, vai sotto, perfetto. Numero 20, vieni qua, come ti chiami? Vivian? Stai facendo bene, ma stai facendo tutto per non sbagliare, non ti sento la tua voce. Vai tranquilla, stai facendo benissimo la pallavolo, fatti sentire. Vai, tieni la staccata. Io. Vai, andiamo. Eccola, vai, giochiamo. Brava, se io vi dicessi tenetela meno possibile in mano. Meno possibile in mano. Oh, brava. Vai! Trapalleggio e attacco, pam 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 pam, ok? Trapalleggio e attacco, di qua stessa cosa, ok? Vamos! Ci serve solo un po' più di traiettoria, fai uscire un po' più di traiettoria, vai, andiamo! Archiviato appunto con questo spettacolare servizio l'argomento Regional Day, torniamo a parlare di Volleyball Nations League. Ricordiamo l'appuntamento a giugno 12, 13 e 14 al Palasele di Eboli con la nazionale femminile maggiore, un grandissimo evento internazionale, la Volleyball Nations League, che è il vecchio World Grand Prix che si è unito con la World League maschile per dar vita a questo nuovo format internazionale. C'è grande attesa e caccia al biglietto. Però proprio qui nella sede del Col iniziano gli esami di idoneità per capire se si è pronti per questa manifestazione. L'avete già visto e sta già facendo il giro del web e il giro dei social, questo spottino divertentissimo girato con il CT Davide Mazzanti, che ringraziamo, perché noi saremo folli a pensare queste cose, ma poi ci vogliono altrettanto folli per metterle in pratica. E abbiamo avuto degli attori eccezionali, il selezionatore Gaetano Vitale, il prof nazionale, appunto il CT della Nazionale Under 16 Pasquale Daniele, appunto Davide Mazzanti. Andiamocele a rigodere per l'ennesima volta in questo spot per pubblicizzare l'evento internazionale dell'anno qui in Campania. Pasquale, adesso chi ci abbiamo a fare questo esame? Mazzanti. 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 Salve. Parliamo di geografia. Che cosa sa dirmi lei del Cilento? Allora, sul Cilento... Il Cilento. Il Cilento... Vabbè, andiamo avanti, su. Che cosa sa dirmi dei tempi di Paestum? Ah, bel. Una meraviglia, Paestum, una meraviglia. Mazzanti, andiamo male. Ultima possibilità. Cosa succede a Eboli? Ah, la so. 12, 13 e 14 di giugno al Palasele di Eboli si gioca la Volleyball Nation League. L'Italia affronterà la Thailandia, il Belgio e il Brasile.
non prendete impegni. Allora, questo è lo spot, non prendete impegni, come l'ha detto anche Mazzanti, che diciamo bene ma non benissimo nella prova di cultura generale, ma avrà modo di rifarsi quando arriverà ad Eboli dal 12 al 14 giugno prossimi, per cui acquistate il biglietto, circuito Go 2, la promozione la conoscete sia per le società che per i tesserati, per cui inutile soffermarci per il momento, ci ritorneremo tra pochissimo. A proposito di promozione, parliamo di promozione sportiva e promozione pallavolistica, perché nel prossimo weekend, tra pochissime ore, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli si trasformerà in un enorme campo di gioco, non solo di pallavolo ma anche di altri sport, perché inizierà la manifestazione Mantenersi in Forma e la FIPAV Napoli sarà protagonista. Vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio di Antonella Manfellotto. Con il botto la stagione dedicata al volley S3 targata FIPAV Napoli. Lo scorso lunedì presso la sala conferenze del Museo Archeologico di Napoli si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Mantenersi in Forma. L'evento, ideato da un allenatore di pallavolo, Gennaro Acunzo, patrocinato dal CIP, Comitato Regione Campania, avrà la finalità di avvicinare i giovani allo sport, ma soprattutto di svelare i legami, a volte imprevedibili, tra il mondo della cultura e la dimensione dell'esercizio fisico. Il programma della manifestazione verrà inaugurato sabato 14 aprile, con la partenza alle 9 del mattino della staffetta dei tedofori da Piazza Carlo III. Il via delle attività verrà dato solo dopo l'accensione del braciere da parte dello stesso direttore del museo, Paolo Giulierini. Pallavolo in prima linea, con le dimostrazioni di volley S3 sui campi allestiti tra gli spazi più affascinanti del museo. Mantenersi in Forma si presenta così come un collage di eventi dimostrativi sportivi che costituiscono le basi per un dialogo tra cultura e società attorno al tema dello sport. Prevista infatti per tutti gli spikers che rappresenteranno società partenopee e non, la possibilità di visitare il museo in tutta libertà. L'evento si chiuderà domenica 15 con il saluto ai responsabili e agli atleti partecipanti. Testimonial dell'evento il campione olimpico di box Patrizio Oliva, da sempre impegnato nella valorizzazione dello sport sul territorio. Il MAN è solo il primo dei luoghi di interesse storico che il carnet degli appuntamenti della FIPAV Napoli dedicherà alla pratica del volley S3. Per scoprire gli altri, www.fipavnapoli.it. Per Sottorete Campania, Antonella Manfellotto. Mantenersi in Forma, quindi, questa nuova iniziativa promossa dal MAN, stupenda, abbinare sport e cultura è sempre un successo, e anche la FIPAV Napoli ci sarà, come abbiamo visto. A proposito di cultura e sport e promozione, e quindi volley S3, la FIPAV Campania è lieta, l'ha già fatto ma lo ribadiamo, di annunciare la nascita del circuito di volley S3 Sapere. Cos'è Sapere? Beh, è la S di appunto volley S3 che si abbina alla cultura, perché la FIPAV Campania porterà in giro per la Campania, in luoghi di particolare attenzione culturale, un circuito itinerante bellissimo di volley S3 aperto a migliaia di bambini. Appuntamento a Napoli, appuntamento ad Avellino, a Caserta, a Salerno, in siti davvero spettacolari dove si potrà abbinare la pratica sportiva alla visita totalmente gratuita di questi siti archeologici e storici. Consultate il sito sottoretecampania.it e quello della FIPAV Campania per tutte le informazioni a riguardo. Il circuito partirà praticamente a fine aprile, quindi tra pochi giorni. Questo è Sapere. A proposito di Sapere,
Sapevate che il Volleyworld, una delle più importanti società della Campania a livello di tesserati e di vittorie che stanno cominciando a fioccare, gioca nel cuore di Napoli e proprio a due passi dal museo archeologico che abbiamo visto? Bene, se non lo sapevate, adesso vi portiamo proprio in quella palestra che è nel cuore di Napoli, nella Sanità, per assistere a una partita tra Volleyworld ed Elisa Volley, una partita di Serie C che ci racconta il nostro Roberto S. Benvenuti nel fantastico mondo della Volley World. Non è cosa di tutti i giorni avventurarsi nel ventre di Napoli e passo dopo passo, dopo aver attraversato le strade di Totò fino all'ascensore della Sanità e proprio nei pressi del Camposanto delle Fontanelle, entrare in palestra ed assistere ad una partita di pallavolo maschile. Proprio così, in una delle più antiche, storiche e misteriose zone di Napoli, ha la sede delle gare interne la Volley World, che non fa mistero dei suoi progetti e delle sue ambizioni, come spiega l'allenatore della squadra di C maschile, Francesco Pagliuca. Questo è il secondo anno che insomma alleno la prima squadra della Volley World, della C della Volley World. Il progetto inizio anno era quello di divertirci quanto più possibile. Ci siamo rinforzati rispetto all'anno scorso, stiamo completando il percorso di crescita di alcuni ragazzi insomma che sono Volley World da un bel po' di anni e devo dire che la maggior parte di loro insomma hanno fatto un buon percorso. Qualcuno in particolare ha fatto il fatidico salto di qualità. La gara con l'Elisa Volley Pomigliano è filata via sulle ali dell'equilibrio, nonostante la differenza di classifica. I valori in campo sono stati invece livellati. Il 3-0 finale però non poteva che premiare la più forte, che ha tirato fuori grinta e determinazione nei momenti decisivi della gara. Le parole del capitano, lo schiacciatore Daniele Botti. È stata una partita combattuta, la squadra del Pomigliano era una squadra molto ostica, ragazzi molto giovani che però ci hanno messo in difficoltà in varie occasioni, ma nei momenti importanti la nostra diciamo superiorità si è fatta notare, si è fatta vedere. Crescita e valorizzazione dei giovani della Volley World, se ne sentirà ancora parlare. Per Sottorete Campania, Roberto S. A proposito di Volley World, apriamo un'altra parentesi sul volley giovanile. Tempo, sempre più tempo di finali giovanili regionali. Final Four Under 14 femminile, 17-18 aprile, Casa Volley World. A seguire, 19-20 aprile, ad Afragola la Final Four Under 14 maschile. Quindi allacciamo le cinture perché la prossima settimana sarà completamente dedicata a queste finali giovanili molto attese e dove si vede sempre più un livello organizzativo e di gioco alto. Cambiamo argomento, andiamo in Serie B, risaliamo in Serie B dalla Serie C maschile, andiamo in B maschile dove infiamma nuovamente la battaglia per un posto playoff. A contenderselo ci sono Romeo Normanna e Gis Pallavolo Ottaviano. Cambia clamorosamente. A 4 giornate dal termine della regular season si infiamma la lotta in B maschile. Riflettori puntati sul duello d'alta quota tra Romeo Normanna e Gis Ottaviano, con i normanni riusciti a completare l'operazione aggancio alla zona playoff, nonostante qualche turbolenza societaria di troppo. 4 giornate per decretare chi tra Romeo e Gis potrà giocarsi una concreta chance di promozione in A2, passando per i playoff. Una lunga volata, tutta da vivere, con i vesuviani in leggerissimo vantaggio statistico e i normanni con il vento dell'entusiasmo in pompa.
La Romeo c'è, questa è la vera notizia del momento. Dopo il KO interno nel derby con Ottaviano, nessuno avrebbe mai pronosticato una resurrezione tale. Soprattutto alla luce dell'addio di coach Scappaticcio, con passaggio del testimone tecnico nelle mani di Antimo Del Prete e qualche normale malumore societario risuonato all'indomani di quelle sconfitte maturate tra febbraio e marzo che stavano per porre la parola fine al sogno post-season dei normanni. Poi però, quando tutto sembrava perduto, è arrivata la reazione, la grande squadra della Romeo. Le vittorie, i punti rosicchiati ed infine il successo 3-0 su Galatina dello scorso weekend, reso ancora più dolce dalla sconfitta a sorpresa d'Andria di Ottaviano. Risultato? Secondo posto nuovamente agguantato a quota 44 punti. Ed ora tutti a testa bassa per provare a rendere possibile ciò che fino all'altro ieri sembrava impossibile. La Romeo nelle ultime 4 giornate, inutile sottolinearlo, non potrà permettersi passi falsi. A partire dal derby con la Folgore Massa, quinta forza del campionato, tagliata fuori dalla lotta playoff ma che sa esaltarsi in queste partite, senza sottovalutare le sfide con Andria e nell'ultima di campionato con Bari. Nel mezzo, il derby, a questo punto verità, di Ottaviano, che sabato, nel frattempo al Palagis, ospiterà nel sempre caldo derby vesuviano i cugini della Tia Marigliano. Incroci pericolosi, insomma, per una sfida pazzesca che renderà ancora più bello e incandescente il finale di stagione di queste due splendide realtà del volley campano. Alzi la mano chi avrebbe mai pronosticato una volata così tirata giusto un mesetto fa. Pochi, vero? Merito di Ottaviano e Romeo Normanna, con la terza campana alla Folgore Massa, pronta a fare da terza incomodo. Per Sottorete Campania, Nicola Alfano. In attesa di questo rush finale di Serie B, che seguiremo ovviamente con vari derby che si incrociano, abbiamo visto a partire da questo weekend, è arrivato il momento di salutarci. Settimana prossima, come avete intuito, saremo leggermente impegnati con le Final Four giovanili, Under 14 femminili e maschili, appuntamento in casa Volleyball, e poi ad Afragola li seguiremo e vi daremo aggiornamenti e filmati quasi in tempo reale, per cui restate sempre collegati su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Sottorete Campania non vi lascia mai, così come non vi lascia prima di avervi ricordato l'appuntamento con la Volleyball Nations League 12, 13, 14 giugno. Caccia al biglietto ufficialmente aperta, circuito Go 2, sapete dove trovare tutte le informazioni, ci sono le promozioni per società e tesserati, insomma non potete sbagliare. Con Sottorete Campania ci rivediamo esattamente tra 15 giorni, voi restate sempre lì perché alle 22 arriviamo noi di Sottorete Campania. Ciao!